Patani. Ciao Max. Ciao. Come andiamo? Bene, grazie. Ho fatto un po' tardi, No, sono appena arrivato da 5 minuti. Casello di Savona. Come ogni anno io e Max ci incontriamo qua, destinazione Barcellona. Lui ha questa splendida BMW. Andiamo a vedere, BMW come si chiama questa? R1200R. Troppe R per me, io non la dico mai. Questa invece è una Aprilia Capo Nord. Nuova, di stecca. Cosa dici? Allora, bella, molto bella. Di colore a me non piace, però da vedere, però è molto bella. Una gran moto. Allora, io arrivo da Milano, grande Max arriva da? Forlì. Chilometri fatti già? 420. Però, invece io sono solo a 180, un pivello praticamente. Un ragazzino. Allora, io e Max andiamo a Barcellona, io provo la Aprilia Capo Nord, lui prova la sua BMW. Ma è collaudato. E i lettori di moto.it avranno in esclusiva la nostra versione. Che culo, eh. Ciao Max! GS che l'ho provato sarà stato 6-7 anni fa, quindi ancora non ho provato quello ad acqua e mi piacerebbe molto. Tu provassi quello bialbero come questo o quello acqua? Ma tu ci arrivi in quello del GS? È quello il problema. Ma dopo la mia la provi? Come faccio? È impossibile. Alta per, è alta per te? Impossibile. Allora, caro Max, abbiamo fatto da Noli, dove ci siamo fermati a mangiare, abbiamo fatto 151 km andando anche abbastanza piano, 100 di media, quindi abbiamo rispettato i limiti in autostrada. Io ho fatto 8 litri e 22. Max Sabatani con la sua BMW ha fatto lo stesso percorso, uguale, preciso, identico al mio, è andato alla stessa velocità. E quanti litri hai messo? 7 litri e 20. 20, dai, bravo, i 20. Però è questione di peso. Dici? Può essere. Non lo so. È aerodinamica anche? Aerodinamica e peso. Vabbè, lui in effetti, cioè, in galleria del vento neanche lo vedono. E io, allora, comunque un litro in più per fare lo stesso percorso, 150 km. Devo dire, non so perché, non so se è un problema di questa moto, se è... A me sembra che il motore non sia perfettamente a posto, strappa un po'. E da dietro Max è molto rumoroso, vero? Sì, molto rumoroso, anche in galleria fa molto molto rumore. Fa un rumore, rumore sporco. Un rumore sporco, sono d'accordo. Adesso però, caro Max, dopo tanta autostrada ci facciamo 50 km di goduria. Di goduria, anche perché le gomme le abbiamo spiattellate, adesso le rimodelliamo. Allora, tu hai fatto il pilota, consigli per andare per strada? In una strada bella movimentata. Come dice Cerighini, luce accesa e casco fino alla... Le luci accese ormai sono obbligatorie. No, bisogna andare piano. Cerchiamo di divertirci, puliti. Bisogna tenersi sempre un bel margine. Esatto, un buon margine, soprattutto perché siamo... andiamo a lavorare adesso.
Che strada, Max! Bellissima! Impressioni da dietro, ti ho visto aggressivo, lì dietro. No, ma volevo chiedere, ma si ferma con la moto? Sì, secondo me sì. Dà l'impressione che arrivi sempre un po' lungo, vero? Esatto. Poi io non tiro delle gran staccate, preferisco farla correre un po'. E un'altra cosa, mi sembra che nel veloce non vada male, ma nel lento sia un po' lunga. Sì, io usavo terza e quarta marcia, tu che marcia usavi? È un po' lunga di senso di interà, sembra che fai fatica a farla girare. Sì, è un po' lunga di interà, però ti assicuro che gira bene e ti dà una grandissima sicurezza. Ah, perfetto. Che marcia usavi tu? Terza e quarta, seconda in quei due tornanti secchi secchi. Comunque eri aggressivo, eh? Eri aggressivo. No, ma perché... Si guida lei, bene, eh? Sì, è un giocattolo, soprattutto in queste strade qui... Senti Max, ti vedo molto più a tuo agio rispetto alla F, attenzione. Sì. Alla F650. Ti racconto anche. Mettiti di qua, no? Che passano le macchine. Un'altra che abbiamo fatto la stessa strada 2 anni fa. E le marce, avevo solo 5 marce. Ed era molto sbagliata di rapporti, era corta e era lunga. E dove ci sono tutti quei rattoppi neri nell'asfalto, scivolava un sacco, perché questa è molto più stabile. Ecco, invece vieni qua che ti faccio vedere la mia Caponold. Allora, caro Max, io ho una Tiger 1050, la penultima versione, quindi non quella con il monobraccio, ma con il forcellone tradizionale, una moto, cioè, rispetto a questa di vecchia concezione, e questa ti dà molta più sicurezza, mi sembra di andare dentro molto più forte dentro le curve. Però in effetti è lunga, come dici te. Da vedere girare nello stretto dovevi faticare un po', questa è l'impressione, poi... No, mi piacerebbe che tu la provassi, ma... No, purtroppo non tocco per terra. Beh, ma lo sai che Gaston Rayer, tu sai chi è? Okay. Quello che ha vinto la Dakar con la BMW? Lo facevano partire e lo fermavano, ma lui andava in mezzo al deserto così. Il problema è che troviamo un semaforo da fermarmi e non mi posso più fermare. Bellissima però! Buongiorno Max. Buongiorno a te. Dormito bene? Perfetto. Allora ieri, io, perché tu hai fatto 200 km in più, ho fatto 842,6 km in 8 ore e 7 minuti a una media di 104 km orari. Non abbiamo mai preso la pioggia, ma l'abbiamo sfiorata. Oggi per il momento non piove, ma chissà. Allora, intanto che faccio vedere il cruscotto, allora vi dico che il cruscotto è bello, completo. Qua c'è questa scritta con scritto EQ, che mi fa pensare che si può cambiare la mappatura, ma io non sono capace. Secondo me qua è nella mappa Sport, io non riesco a cambiarla. Altra cosa, manca l'autonomia. Secondo me in una moto così, c'è sulla mia Triumph del 2008, non c'è neanche nella tua? Non c'ho il pacchetto full. Secondo me comunque qua c'è un sacco di informazioni, quella manca, e manca anche la temperatura esterna. No, ce l'ho. Quella ce l'hai, quella ce l'hai. Vabbè, questo è quanto, la moto per il momento è andata bene, mi è piaciuta, mi sono divertito, è confortevole, comoda. Si viaggia bene, ha una bella ciclistica, rimane quel dubbio del motore. Continuo a pensare che non sia perfettamente a posto, però chiederò agli esperti di moto.it. Caro Max, quanto manca ad arrivare? Mancherà 200 km. Una passeggiata. Una passeggiata di salute. Non facciamo neanche a tempo a scaldare le moto.
Ciao Max! Ciao Max! Ciao! Complimenti! Che tale il viaggio? Tutto bene! Bene. Perfetto, uno spettacolo! Bienvenido! Ciao Manolo e viva la Spagna sempre! Eccoci a Barcellona! Caro Max, come sempre è stato un piacere e un onore viaggiare con te. Piacere mio, perché il grande qua sa tutte le strade, il grande Giovanni sa tutte le strade e poi è piacevole girare con lui. Max, sei un motociclista. Spero che venga in al Sassari insieme a noi, che c'è anche Locatelli. Quello è sicuro, quello è certo. Max, sei un pilota tipico, perché di solito i piloti non vanno sì, ma per la con strada. La vecchiaia ho visto che vedo anche Locatelli, Roberto, che si è anche lui ha preso la via della strada. Con la vecchiaia. È così. Abbiamo fatto tanta autostrada, abbiamo fatto delle belle strade. Abbiamo fatto delle belle strade. Delle belle curve. Un bel passo alla fine. Tu con la tua BMW ti sei difeso alla grande e io con la mia, perfetto, fa per dire, Aprilia, ho viaggiato comodo. Per il viaggio di ritorno ci dividiamo. Ma chissà, adesso vediamo. Facendo. Ciao Max, grazie. Barcellona, lunedì 15 giugno, il Gran Premio ormai è finito, vittoria strepitosa di Lorenzo, la quarta consecutiva, Valentino Rossi e Dani Pedrosa con lui sul podio. C'è il sole. È una bella giornata, l'obiettivo è arrivare a Milano stasera. Sono le 9 del mattino, io sono sicuro che stasera arriverò a Milano con la mia splendida Aprilia Caponora. Che tirata! 5 del pomeriggio e sono già a Noli, quindi vuol dire che ho fatto 850 km, ne mancano 150. Devo dire che si viaggia molto comodi con questa Super Capo Nord. Finalmente sono riuscito anche a cambiare la mappa, ho messo la mappa turistica, il motore è molto più pastoso, molto più regolare, decisamente meglio. E adesso vado a bermi il caffè.